in casa mia. Avete ragione, è praticamente un mese che non mi faccio vivo, ho messo diciamo in pausa il canale per tutta una serie di motivi. Innanzitutto il trasloco che stavo facendo in una settimana, ho dovuto sbaraccare tutto, finalmente è finito. Dietro di me vedete già diciamo la postazione ultimata. Questo purtroppo è un po' uno spoiler, in realtà sì, ma vi voglio far capire come ci sono arrivato insomma a costruirla in questo modo qui. Volevo approfittarne per ringraziare i 2000 e più membri del Gran Privé, ovviamente joinate ancora il mio gruppo Telegram, perché lì parliamo di tecnologia, insomma potete chattare con me, con gli altri iniziati, perché ovviamente è il gruppo massonico più noto d'Italia. È l'unico. Dovrebbe essere segreto, ma vabbè. E attenzione, inauguro finalmente il mio primo nuovissimo canale di offerte tech, che è la Gran Boutique, l'ho chiamata così, insomma Gran Privé, Gran Boutique, capite che c'è un nesso sempre massonico in tutto questo. Quindi entrate subito, vi lascio il link in descrizione, non spam offerte a manetta perché non voglio creare un canale di spam, ma solamente roba selezionata. A tal proposito ringrazio Daniele di Tripodo che lo sta gestendo magnificamente e anche Luciano che insomma ci sta aiutando in tutto questo. Ringraziamenti conclusi, adesso iniziamo il tour. Scusate un secondo, se è chi penso che sia, vabbè vediamo. Cosa fai qua? Via, ciao. Povero Davide Puato, che è venuto per una nobile causa. Questa è la prima stanza che incontrate quando entrate, ossia la mia camera da letto. Allora, qua c'è la zona studio, come potete ben vedere. Ho già messo questo softbox, devo ancora un attimo regolare tutte le luci, devo ancora fare i miei test, va bene? Il desk setup, adesso voi lo vedete così. Poi a fine video lo vado ad aggiornare, lo facciamo insieme, ci sono un sacco di cose da montare, state con me, anzi con noi, vabbè. Fino alla fine. Ah! Qua abbiamo... Aia, mi sono schiantato sulla finestra. Ma è tutto stretto. Sì, sono 50 metri quadri, va bene questo. Però siamo in centro a Milano, quindi qua c'ho la TV. È una Xiaomi TV, però è cinese. Infatti il canale tipo Rai 1 lo prende sul 643, una roba così. Ma insomma, vabbè, giusto per vedere due cose. Ci ho messo la Fire Stick dietro. Qua c'è l'Iliad Box con Alexa. Tutte le Alexa le devo, in realtà, devo fare un upgrade alle nuove versioni. Insomma, vediamo se Amazon manda qualcosa. Qua abbiamo la stampante Pixma, costa in realtà abbastanza, però è veramente fica. Tanti degli oggetti, dei gadget che vi faccio vedere li trovate anche in descrizione, insomma, di quelli che vedete in giro per la casa. Piacciono le mie ciabatte stanze. Belle, bellissime. Qui abbiamo la nostra cornice con iPhone 5 che mi è stata regalata, bellissima. L'ho messa qui perché è spettacolare. Poi niente, ci ho attaccato su queste piastre. Oddio. No! Ci ho messo tutti i miei gadgettini, tutti i miei souvenir, io colleziono tutte queste cose. Allora, qua abbiamo un reperto archeologico, iPad Air 2, l'ho fissato lì, è da una vita che non lo uso, la borraccia mitica di tutto Android, perché per chi non lo sa ho lavorato per loro per cosa, un anno, due, ho perso il conto ormai. Tutti i miei soliti souvenir, anche qui, bellissimo questo, eh? Ah! Questo è il fantastico divano che c'era già in casa, in realtà ho portato a pulire tutto, del mio salotto, che è salotto con cucina. Qua abbiamo un altro scaffale con tutti i miei cimeli. Ah, qui mi ero scordato, qui c'è Poldo. Perché? Perché? Ma perché? Ma Dio! Un altro regalo del buon Marzo qua presente, vi lascio il link al sito in descrizione e in pratica c'è un artista che vi segue e vi crea il vostro Funko Pop personale. Oh, è il mio regalo! Tratto! Oh. E poi ovviamente abbiamo Adele, l'immancabile Adele, e per coronarla come si deve me l'ha regalato un mio carissimo amico, uno splendido regalo. Basta che YouTube mi stricca il video. Qua abbiamo una bella TV Nokia 55 pollici 4K HDR Android TV usata, l'ho pagata 300 e l'ho pagata niente alla fine, cioè un prezzo buono, molto buono. Ve la lascio in descrizione. Qua abbiamo basetta di ricarica, un Echo Show 5, anche questo la prima versione, spererei di cambiarla Amazon. Qua abbiamo un'altra mensola con alcuni reperti cimeli, però qui ancora in completamento, non andiamo insomma.
Qui abbiamo tostapane, microonde, forno senza ventilazione, ma ce lo facciamo andare bene per quello che lo uso, fornelli, roba, luci e un paio di quadri alle pareti. In realtà volevo aggiungerne un terzo magari in camera, quindi sono di mio nonno che adesso insomma non c'è più, lui era pittore, restauratore. Poi qua sotto il cable management fatto un po' coi piedi, ma volevo prendere una di quelle scatole che nascondono tutti i cavi. È tutto! Adesso però c'è il desk setup che dobbiamo un po' rinnovare, abbiamo qualche prodottino succulento. Andiamo Davide, forza! Abbiamo il primo pacco, me l'ha mandato FlexiSpot, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Non c'è solo la sedia, stanno arrivando anche le gambe. Ecco, però prima di andare avanti è giusto che sappiate che insomma questa casa l'ho comprata grazie alle cripto. Ovviamente è una cavolata, non è vero, insomma potrebbe anche essere con il crypto crash, magari in effetti è difficile da credere, in tutti i casi sono in affitto. Non vi voglio dare consigli finanziari, ma semplicemente farvi conoscere l'exchange Whitebit, che sto provando da alcuni giorni. È provvisto di un fondo di sicurezza, è nella top 3 exchange crypto più sicuri secondo CER, e poi ha anche l'autenticazione a due fattori insomma quando effettuate il login, e va benissimo per i trader alle prime armi, ma anche per chi è già insomma più esperto, perché ha tutti gli strumenti che servono per un uso o per l'altro. Per registrarsi basta una mail e una password, è fatto. Poi per effettuare tutte le operazioni bisogna verificare l'account, quindi dare più info, inserire la propria carta d'identità e alla fine di tutto farsi un bel selfie. Invece all'atto pratico, no? Per comprare cripto, beh, basta depositare degli euro tramite carta sul wallet per poi andare ad acquistare insomma una, due, tre, quante cripto volete e di quanta quantità volete. Poi potete anche trasferire ad un altro wallet volendo delle cripto o anche effettuare il withdrawn in euro. E come molti altri exchange, anche Whitebit ha il proprio token che tra le altre cose diminuisce le commissioni di trading. Ovviamente link in descrizione, dategli un occhio. Adesso io torno a spaccarmi la schiena. Bene. Allora, braccioli. Beh, plastica. Oddio, vedi questo colore? Sembra carino, dai. Ok. Madonna, è per sederoni giganteschi sta cosa. Guarda che grande che è. Guarda lo schienale. Questo è, cioè, questo è figo, guarda che bel design che c'ha. Oh, le istruzioni sembrano quelle dell'IKEA. Il palo grasso. Vedi. Le rotelle. Ah, vedi. Ah, le viti. Però sono leggermente gommate. Allora diciamo che la componente principale è plastica. Doveva incastrarsi così. Ah! È arrivata! Vai! È arrivata! Le gambe! Vai! Ok, grazie, grazie. Oh, yeah. Voi non vi sembra, ma pesa 30 tonnellate sta roba. Questo lo facciamo dopo. Ok. Funzionerà, boh. Sentate. Guardate che figata qua dietro, mi piace un sacco questo design che ha. È in tessuto, super morbida e anche molto comoda, devo dire. Ecco, non è particolarmente alta, questo va detto sicuramente, però è molto comoda. Lo chiamano arancione, questo è un più un giallo, ocra. Questa via. E iniziamo con la roba pesante, ma per davvero, eh. Ho acquistato dei pezzi del cartone. Guarda quanto cartone, ma incredibile. Guarda quanta roba. Il ripiano è IKEA. Le gambe sono IKEA, in teoria però dovrebbe comunque funzionare. Nel caso questa roba la vendono anche con i ripiani loro, che sono un po' più stretti in realtà. Bene, adesso è il momento di mettere le gambe sotto la scrivania, ma prima dobbiamo togliere tutto quello che c'è sopra. Oh, Davide, mi serve di nuovo la tua mano. Lo solleviamo. Qui. Oh. Queste erano le cavalletti IKEA. Via. Dove li mettiamo? Ok, guarda. No, Davide, sto spaccando tutto. Sollevala, portiamola lì. Allora, adesso io faccio il collaudo. Ah, bellissimo. Che aria tira lassù? Oddio, c'è la luce qua sopra. Basta, aiuto! Aiuto! Tirami giù! Mettiamo il piano. Magari. Giralo. Ok. Ascolta, prendi di là, dai. Ok. Guarda che bello! Adesso lo attacchiamo di qua. Tolto tutto e adesso rimettiamo. Oh, bene. Praticamente finito, diciamo. Poi ci sono dei gadget che andrò ad aggiungere, ma che vedrete poi in un altro video. Volevo anche dirvi che ci sono anche queste rotelline che potete andare ad aggiungere sotto alle gambe del tavolo per poterlo andare a muovere, a spostare. Questo invece è un passacavi che invece va messo sul retro. Io per il momento non li monto perché non ne ho bisogno. Magari li usiamo. Bene, abbiamo completato il desk setup. Ve lo faccio vedere brevemente perché in realtà ho riciclato, diciamo, tante delle cose che avevo, perché ovviamente essendo roba buona
mica la si butta o la si cambia, no? Innanzitutto svetta questo monitor LG 4K 32 pollici. La cosa bella, diciamo, è che lo posso portare in avanti, lo posso inclinare. Ho collegato un HDMI giusto per, insomma, sicurezza. E poi c'è anche un cavo Type-C che si collega al Mac, e questo monitor gli dà anche l'alimentazione. Questo, diciamo, il forte di questo prodottino. Oh, tutto di plastica, senti. Coronato da due casse Edifier, sono casse monitor, quindi la risposta in frequenza è la più flat possibile, così da non creare, diciamo, scompensi. Via cavo al Mac, ma ha anche Bluetooth questo modello, ovviamente tutto questo è in descrizione. E a proposito di Mac, lo uso sia come postazione fissa che come portatile, quindi quando non mi serve più stacco e me lo porto via tranquillamente in viaggio, insomma, quel che è. Vedete qua questo bel tondino che è di Elago, ve lo lascio anche questo in descrizione, adesivo, così il cavo rimane in posizione. E poi c'è anche questa versione che ha i fori un po' più piccolini, infatti questo cavo non ci passerebbe, che però sono, vedete, magnetici. Qui c'è un adesivo. Spostandoci a destra, questo è un altro prodottino di Elago, è un caricatore per Apple Watch. In realtà il caricatore, questo è quello mio, non ve lo danno loro, loro vi danno solamente questo aggeggio in silicone che è un iMac G3. Poi in questa zona abbiamo, diciamo, tutti dei gingilli utili più o meno a varie cose. Qua c'è sempre Alexa che devo, insomma, cambiare, come ben sapete. Qua abbiamo la basetta di ricarica Belkin, mi pare che faccia fino a 10 watt o 15. E qui abbiamo il BenQ GV30, dovrebbe proiettare qualcosa sul muro lì, però io sono sul letto di qua, quindi diciamo che vabbè, lascia il tempo che trova, ma ok. Qua abbiamo una lampadina invece Yi Light. Parà! Oddio! Oddio! No, l'ho resettata! Che cretino! Qua, tastiera Logitech K380, semplicissima, senza tastierino numerico. Qua, diciamo che può switchare tra tre connessioni differenti, quindi ha, diciamo, tre preset di connessione. E poi abbiamo MX Master, te le sapete benissimo, anche qui sempre tre connessioni. Questa è la versione per Mac, infatti non ha il ricevitore. Doppia rotella qui, i tasti multifunzione programmabili dall'applicazione, insomma. Poi, per proteggere la scrivania, tende ad ingiallirsi un po'. Abbiamo questo bel Titan Wolf, tappetino XXL, una roba del genere. Nel mio caso con i bordini tutti cuciti belli in giallo, ma ci sono anche delle serigrafie che potete trovare, insomma, tutto in descrizione. Concludiamo con le light strip. Come potete vedere, ce n'è una che parte lì, fa tutto il percorso qua, va giù di qua e finisce là. Poi ne abbiamo un'altra che fa tutto il giro di questo bel pannello. Ecco, Davide, magari. Scusi, è tutto a posto, lascia stare. Ma non sta! Per non far vedere cavi casini, è alimentata a power bank, e questo è un power bank, giustamente. Ma... e sopra ci metto il carry-on e Android, il carry-on di Davy Jones. Bene, spero che vi sia piaciuto il tour di questa nuova casetta. Io mi sto trovando particolarmente bene, insomma, per quei pochi giorni che ci sono stato dentro. È stato un delirio, però è un passo, anche questo del trasloco, comunque dell'andare a vivere da soli, che ho voluto fare, necessario anche, se vogliamo, per capire e sperimentare effettivamente la mia indipendenza, perché io sono sempre stato, insomma, con coinquilini per 3 anni, insomma, ho condiviso la casa con altre 2 persone, ovviamente è stato bello, un sacco di, insomma, anche esperienza di condivisione, tutto quanto, però è stato il momento di effettuare questo passo. No, dai, basta, basta, finio, basta, cosa ho avuto? Vabbè, ha finito adesso. Basta, ben così. Sì. Ma ha finito proprio nel secondo. 2 secondi dopo che hai staccato la luce.